Ciao e benvenuti alla seconda puntata della serie Animali Strani. Prima di presentare il nuovo argomento, però, facciamo partire la sigla. Oggi parleremo dell'echidna, animale australiano e unico parente nell'ornitorinco, animale che ho trattato nello scorso video. L'echidna è il misto tra un formichiere ed un riccio, infatti ha il corpo ricoperto da culi e un muso lungo. Oltre a queste caratteristiche, l'echidna ha anche delle zampe corte, però con degli artigli che potrebbero anche uccidere. Esagerato! Poi volevo aggiungere un'altra cosa sul muso. Beh, non ha i denti. Cioè, io dico, un animale pieno zeppo di aculi dalla testa alla coda e degli artigli enormi affilatissimi non ha i denti. La natura è veramente strana. Comunque, ci sono due specie di echidna. E adesso la mia lingua si intorcinerà dopo averlo detto. La prima, la più comune, è l'echidna tachyglossus, che in latino significa gorilla. Sì, gorilla. Che è caratterizzata dal suo muso più corto rispetto alla seconda specie, l'echidna zaglossus, che in latino significa anofele, e l'anofele è una specie di insetto. Ditemi, questi due animali cosa c'entrano con l'echidna? Boh, vabbè. Mentre l'echidna tachyglossus mangia vermi e larve di insetti, l'echidna zaglossus preferisce formiche e termiti. Volete sapere una piccola curiosità? Il nome scientifico dell'echidna è Tachyglossidae. Vabbè, che nome strano. Come l'ornitorinco, l'echidna è un monotremo. Ah, poi nel video dell'ornitorinco ho detto monotremo, invece monotremo, mi sono sbagliato. Vabbè, dettagli. Insomma, è un monotremo. E monotremo significa buco singolo. Infatti, come l'ornitorinco, l'echidna ha un solo buco, la cloaca, da cui fa tutto, ma proprio tutto. Infatti ci si riproduce anche. Ma non è tanto importante come lo fanno, ma con cosa. Infatti il pirulino, sì, lo chiamerò così, pirulino dell'echidna, ha quattro teste. Due servono per urinare e l'altra invece per riprodursi. Inoltre il pirulino si trova dentro la cloaca e viene estratto esclusivamente per accoppiarsi. Dopo la riproduzione, la mamma echidna depone un uovo rotondo che mette subito nel suo marsupio. Ah sì, comunque sì, è un marsupiale l'echidna. L'uovo resterà nel marsupio per 45-55 giorni, fino a poi schiudersi. Quando il cucciolo esce dall'uovo, indovinate cosa fa? Beh, resta nel marsupio. Dopo questo periodo, gli iniziano a spuntare i primi aculei, e finalmente esce dal marsupio. Sicuramente alcuni di voi si saranno chiesti, ma il cucciolo come fa a nutrirsi da dentro il marsupio? Beh, la mamma ha nel marsupio delle ghiandole, da cui esce il latte. Sì, ho detto proprio bene, ghiandole, non mammelle. Infatti la mamma non ha le mammelle. Mamma mia, che animali strano. La mamma scava una tana, dove il cucciolo sarà nutrito ogni 5 giorni. E io che mi lamento di non fare colazione la mattina dell'analisi del sangue. Dopo 7 mesi, il cucciolo smette di bere solo latte e inizia a mangiare altri alimenti. Molto, ma molto stranamente, l'echidna in Nuova Guinea viene considerato un alimento. Sì, insomma, se lo mangiano. Per fortuna l'echidna tachyglossus non è in via di estinzione, ma l'echidna zaglossus lo è. Comunque, prima della fine del video vi volevo dare un'ultima curiosità. Vi ricordate Knuckles? Non so come si pronunci bene. Vabbè, quello di Sonic. Anche lui è un echidna. Infatti se andate a cercare su Google il suo nome vi comparirà scritto, grosso, che è un echidna. Purtroppo non ho trovato molte informazioni su questo animale, perché è poco conosciuto. Adesso purtroppo il video è finito. E spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, per favore, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e, se volete, lasciate anche un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!